Bambine, care ragazze, care donne, questo è il momento per noi. Benvenuti nella prima Books Review del mese di settembre. Come state? Spero tutto bene. Il libro che vi porto oggi è un libro che ho apprezzato veramente tanto, che ho ottenuto sul mio profilo Goodreads. Se non mi seguite, aspettate di arrivare in fondo al video oppure andate qua sotto in descrizione per aggiungermi tra i vostri amici. 4 stelline, perché appunto ci sono delle cosine che non sono molto attuali, forse sono un po' fuorvianti nell'attualità del 2020, però di base è un saggio molto molto godibile, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini. Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti, uscito nel 1973 per Feltrinelli. Di cosa si tratta? Si tratta di un saggio, appunto, come dicevo, che parla della situazione femminile manovrata dal marketing, manovrata dai social, dai media, dalla società in generale, per far sì che ci sia un'identificazione di ruolo, di sesso, assolutamente imprescindibile, quindi che le femmine si comportino in un determinato modo fin dalla nascita e anche prima della nascita, e i maschietti si comportino in un altro modo. Devo dire che, appunto, essendo un saggio scritto negli anni 70, ci sono molte cose che sono cambiate, per fortuna direi, che quindi risultano magari un po' banali, obsolete in quanto a stereotipi, pregiudizi, insomma, cose di questo tipo. Però molte purtroppo si ritrovano ancora oggi nella società del 2020, che dovrebbe essere di base una società moderna nel quale appunto una donna e un uomo sono liberi di essere chi e cosa vogliono, mentre in realtà sotto sotto alla fine siamo sempre vittima dell'identità di ruolo che ci viene affidata fin dalla nascita. Appunto, è stato molto interessante come saggio perché non si va semplicemente a visualizzare l'età dei bambini, quindi diciamo il momento in cui bambino o bambina scoprono di essere maschio o femmina perché succedono determinate cose, gli vengono dette determinate cose, ma addirittura si inizia a parlare di identità di ruolo e di genere ancora prima che il bambino nasca, e quindi è tutto frutto anche della pressione che viene fatta sulla giovane madre, giovane o mica giovane, parte ancora prima della nascita appunto del bambino, facendo pressioni alla madre per come si dovrà comportare, perché di che colore dovrà essere la stanza del bambino, che giocattoli vengono regalati al bambino ancora prima che nasca, e la baby shower, il nome del bambino, insomma, tutte queste cose che se ci pensate in realtà ci sono ancora adesso, e poi piano piano si vanno a vedere tutte le fasi della vita fino, mi sembra, alla quinta elementare, quindi fine 10 anni più o meno, perché poi tra l'altro c'è anche un seguito che si chiama ancora dalla parte delle bambine, che dovrebbe andare ad analizzare lo stesso argomento, però dalla fascia d'età preadolescenziale in poi. Quindi si ferma in questo caso fino alla quinta elementare. Credetemi che di carne al fuoco ce n'è già moltissima. Si parla per esempio dei giocattoli che ancora oggi vengono suddivisi tra giocattoli per i maschi e giocattoli per le femmine. Si parla di pubblicità nella quale le bambine vengono raffigurate come delle piccole casalinghe disperate, invece i bambini si divertono con armi, camion, macchinine, insomma. C'è una divisione decisamente ancora netta, purtroppo, per quanto riguarda i tipi di giocattoli. Anche a livello di promozione non viene mai scelta una bambina per pubblicizzare una macchinina oppure un bambino per pubblicizzare la nouvelle cuisine, che non so neanche se va più di moda, ma negli anni 90, ragazzi, la volevamo tutte. Un saggio prezioso, secondo me, in generale, che dovrebbero leggere tutti, perché ancora oggi alcuni di questi problemi si palesano in una società che dovrebbe essere considerata la società moderna e aperta, open mind, diciamo. Dicevo che questo saggio, essendo stato scritto negli anni 70, ha delle pecche, appunto, ed è per questo che non ho ottenuto 5 stelle su Goodreads, nella mia modestissima opinione, perché su alcuni tratti, appunto, risulta innovativo, nel senso che ti apre gli occhi su alcune faccende, come per esempio la pressione che viene fatta sulle donne gravide per quanto riguarda il sesso del bambino, che era una cosa a cui io sinceramente non pensavo neanche, ma che effettivamente succede, come anche magari la storia delle pubblicità, il messaggio che viene lanciato dalle pubblicità stesse, dei giocattoli, il messaggio del marketing, anche il commesso del negozio di giocattoli o di vestiti che indica direttamente alla bambino al bambino il tipo di vestiti adatto al suo sesso, insomma, cose di questo tipo che risultano a me almeno abbastanza innovative. Ci sono anche delle faccende un po' obsolete, come il fatto di inneggiare alla bambina il fatto di dover cucinare, di dover fare le pulizie, insomma, ci sono dei giochi che in realtà nell'attualità di oggi non vanno
assolutamente più di moda tra le bambine come ferro da stiro, per dire. Una volta sono sicura che una bambina sarebbe impazzita all'idea di avere la Nouvelle Cuisine, come dicevo prima, piuttosto che il ferro da stiro, l'aspirapolvere, insomma tutte queste cose qua. Invece adesso vanno molto più di moda appunto gli smartphone, e su questo vorrei trovare un saggio che parla appunto di questo, se ce l'avete commentate. Non c'è più questa divisione così netta, ecco, nella faccenda dei giocattoli. C'è ancora, purtroppo, perché alla fine di base la bambina desidera la Barbie, la LOL, la Winx, quello che è. Invece il maschietto predilige sempre comunque le piste di macchinine o giocattoli che di norma scelgono i maschi. E c'è ancora questa distinzione netta, ma sicuramente non c'è più l'ideale della casalinga, della piccola casalinga, ecco, della piccola casalinga perfetta, così come anche suppongo, almeno suppongo, nelle famiglie con bambini maschio e femmina non c'è più questa divisione netta dei compiti familiari, nel quale la femminuccia è tenuta a sparecchiare, apparecchiare, lavare i piatti, aiutare la mamma a stirare, insomma, tutte queste cose, mentre il maschietto è tenuto a tenere in ordine la camera e fare così. Almeno ai miei tempi un pochino c'era ancora questa cosa. Adesso dubito, perché penso che una brava mamma nel 2020 dia gli stessi compiti sia al maschietto che alla femminuccia. Almeno questo, grazie a Dio, l'abbiamo superato questo problema. È giusto capire, e questo saggio è fondamentale in questo senso, da dove arrivano tutti gli stereotipi di genere del quale siamo vittime, consapevoli o inconsapevoli, anche nel 2020. E quindi è molto bello trovare in questo saggio una chiave di lettura della società che ci permette di capire per quale motivo istintivamente, non stiamo parlando di condizionamento con le punizioni o cose del genere, stiamo parlando semplicemente di condizionamento della società tradizionale, che ci condiziona al punto che istintivamente le femmine si comportano in un determinato modo e i maschi in un altro, ma questo è comunque vincolante per quanto riguarda l'identità di genere, perché può anche succedere che un maschietto sia appassionato di cucina piuttosto che una femminuccia sia appassionata di auto da corsa o cose del genere, e nessuno è tenuto a dirgli niente. Loro istintivamente devono sentirsi liberi di esprimere se stessi e le loro passioni, qualunque esse siano, senza essere giudicati appunto dall'esterno, soprattutto dai propri genitori, dai propri parenti, dagli adulti che sono un po' gli adulti di riferimento di questi bambini, i modelli di riferimento. Una cosa che ho trovato interessantissima è il fatto, e mi ha fatto ragionare molto, che una piccola parola, un piccolo gesto banalissimo possa condizionare un'esistenza intera, il carattere di un bambino, il carattere di un ragazzino. Condizionamento che magari, appunto, dicevo, una piccola parola, una piccola azione possono potenzialmente avere nei confronti di un bambino. I bambini sono veramente delle spugne, li chiamo spugne perché assorbono qualunque cosa, anche la più piccola. Infatti da adulti, io da insegnante in primis, ma in generale gli adulti dovrebbero stare molto attenti alle parole che utilizzano con i bambini, senza eccedere nemmeno nell'altra parte. Potrei fare delle riflessioni personali in merito, però penso che leggendo questo saggio comunque abbiate la possibilità, come è successo a me, di approfondire questo argomento al meglio. Credetemi che è un saggio veramente scritto bene, scorrevole, che vi apre la mente su tutto questo argomento, anche su cose banali, però che vi fanno assolutamente ragionare su tutta questa cosa, sull'identità di genere, che è all'ordine del giorno come argomento. Magari vi faranno riflettere su qualcosa che avete detto a un bambino, che magari potrebbe averlo condizionato, vi aiuterà molto a risolvere problemi psicologici anche magari dei bambini con cui siete in contatto. Ho molta, 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 molta fiducia nella nuova generazione, perché già nascono in una società nel quale si è molto più aperti al dialogo, almeno secondo me. Sui social in generale, al quale avviciniamo i bambini fin da piccoli, purtroppo non sono molto d'accordo, ma questa è un'altra storia. Ci sono comunque argomenti che riguardano l'identità di genere molto vasti. Pensiamo solo alla comunità LGBT che si è fatta spazio, diciamo, negli argomenti generali quotidiani, con i quali i bambini tutto sommato convivono benissimo, molto meglio degli adulti se vogliamo vedere, e porta a ragionare su
chi sono io, indipendentemente da se io sono una femmina e sono un maschio. Ho molta fiducia nei genitori di oggi, ho molta fiducia nella nuova generazione con cui sono a contatto e so che i bambini stessi, per tutta questa valanga di informazioni sull'identità di genere sempre più open mind, stanno diventando dei piccoli open mind anche loro, e quindi spero che questa cosa poi prosegua nel tempo e diventi una cosa assodata, insomma, che ognuno può essere se stesso indipendentemente dal sesso con cui nasce e che può diventare un domani chi vuole essere indipendentemente da tutto ciò. Per concludere, un saggio davvero consigliatissimo non solo alle femministe convinte, ma in generale a tutti coloro che vogliono approcciarsi con una visione del mondo un po' più specifica per quanto riguarda appunto l'identità di genere e il condizionamento che viene fatto su di essa nell'età infantile. Voi avete letto questo saggio? L'avete apprezzato? Vi è piaciuto? Quali riflessioni vi ha suscitato questa recensione o la lettura di questo saggio? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo saggio, questa recensione possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetela su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale e tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo col prossimo video domani con la challenge mensile e sto già piangendo perché sarà davvero 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 imbarazzante, ma fa niente, sarà sicuramente meno imbarazzante della scorsa. Invece con la prossima Books Review ci vediamo il 28 settembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!